non autosufficienti. Questo comporta un aumento di costi su quella fascia considerevole. L'altro aumento di costi che abbiamo avuto in maniera assolutamente importante, che però difendiamo molto, credo in maniera molto forte e unanime politicamente, è quello delle certificazioni per bambini disabili all'interno delle nostre scuole. Abbiamo avuto, per darvi un dato, l'Unione, appunto, come la vedete con la conformazione di oggi del 2010, un aumento di spesa dal 1.200.000 del 2010 a questa sera la presentazione del bilancio, il collega Franceschini darà una quota che è 2.680.000, se non erro, 581. Quindi non c'è un altro servizio che ha conosciuto un incremento così importante. Appunto, stiamo parlando che 4 agenti di aumento, c'è chi dice 10, c'è chi dice 4, appunto noi diciamo 10 perché ovviamente 10 sono in più ed è una scelta politica. Potevamo, come si diceva, non sostituirli. Potevamo nelle quote discrezionali, perché questo ente ha la possibilità ovviamente di muoversi in un range sulla produttività, soprattutto sulla selettiva. Questo ente ha scelto di dare il massimo che può di legge, quindi non credo che tutti gli enti in Emilia-Romagna. E l'altro tema importante che vorrei sottolineare parzialmente, è entrato nel merito l'assessore sindaco al personale Tanari, che appunto credo che in questi anni l'eccessiva spettacolarizzazione di certe rivendicazioni sindacali ha portato a una conflittualità. Questa conflittualità sindacali, fra sigle sindacali, certamente mette questa amministrazione per certi aspetti anche in imbarazzo, perché ovviamente capite bene che dobbiamo amministrare per tutto un ente, per tutta una popolazione che ha servizi e bisogni completamente diversi, ma credo che appunto non ci sia altro ente che destina quasi il 50% del fondo produttività, sia collettiva che selettiva, al corpo unico di polizia locale. E teniamo conto che appunto stiamo parlando di 69 agenti, 69 e mezzo a regime, quindi questo 49% è spalmato su 69 agenti, mentre il resto dell'ente sono 210, per il totale 270, il resto si spartiscono il resto della torta che manca rispetto a quello che dicevo prima. Tanto è vero che nel dibattito approfondito che c'è stato, quando appunto Vignola, altri enti eccetera soppesavano il valore dell'Unione e magari avevano pensato e hanno pensato che fuori dall'Unione potevano trovare una risposta migliore del servizio, andando questi mesi che abbiamo perso, qualcuno dice perso, qualcuno dice, può dire che invece sono stati mesi di approfondimento che hanno fatto uscire una risposta appunto unanime di aumento di spesa verso questo settore. E questa è una cosa appunto che ribadisco, perché non era scontata. L'altro tema che appunto vorrei ricordare è che appunto ci sono in quella sede, l'abbiamo imparato in quella sede, nelle varie commissioni che ci sono state anche aperte, quindi anche l'invito è quello non eventualmente di fare delle improvvisate come questa sera, ma eventualmente ci siamo sempre resi disponibili al confronto, ovviamente c'è una trattativa sindacale aperta, quindi ovviamente abbiamo dato mandato a una delegazione trattante, quindi, ma la politica non ci siamo mai sottratti, tanto è vero che abbiamo fatto più commissioni aperte sia del Comune di Vignola, allargate anche a quelle dell'Unione, dove il dibattito può essere anche bipartisan, mentre ovviamente venire qua questa sera con le regole rigide che il Consiglio dell'Unione ci impone, ovviamente può far sembrare che appunto sia un dibattito, un monologo della parte della Giunta, ma ovviamente queste sono regole e sapete meglio di me che le regole ovviamente le dobbiamo far rispettare tutti, e tutti noi siamo soggetti alle regole che ci siamo dati. Questo per dire che appunto in quel dibattito era emerso che c'erano agenti che vengono anche abbastanza lontano da Vignola, dai comuni facenti parte dell'Unione, che vanno da Castelnuovo a Zocca, appunto, venivano proprio a Vignola e continuavano a preferire e non chiedevano magari mobilità verso altri enti, perché la produttività pagata qua era ben superiore a tanti altri enti. E vedendo tante facce diverse, e ovviamente non siete tutti i nostri collaboratori e quindi ci sono molti che vengono appunto da fuori, l'invito è confrontarvi la produttività dei vostri enti con la produttività di questo ente. Capirete bene che lo sforzo di questo ente e di tutti i sindaci che ne fanno parte
morte, è stato assolutamente importante. Poi sicuramente appunto sul polo della sicurezza è da tanti anni che se ne parla, ma appunto credo che abbiamo trovato la strada giusta per arrivare a tirare in porta finalmente. Ovviamente in regione ci hanno detto sì, salverete il vostro contributo solo e soltanto se ci portate un esecutivo che è il passo è lungo come la vostra gamba. Non portateci degli altri progetti faraonici perché non avete credibilità, non ci crediamo che ci potete arrivare a risorse calanti. Quindi è stato imperativo dover diminuire quella che è ovviamente la progettualità e la sostegno economico di quel progetto. Quindi credo che appunto lo sforzo è stato massimo. Vi ringrazio per chi è venuto anche da lontano questa sera, perché avrà modo appunto di confrontarsi con appunto la vostra rappresentanza sindacale e capire bene che invece in terra di Castelli gli agenti li abbiamo trattati molto meglio di tanti altri enti locali. Ecco. Silenzio in aula, silenzio, non può parlare, esca dall'aula. Esca! Costantini. Io semplicemente per dire che, visto che le scelte facili e difficili le facciamo insieme in giunta dell'Unione, volevo semplicemente esprimere la mia adesione a quanto hanno detto prima di me i miei colleghi e la Presidente dell'Unione. Grazie. Altri interventi? Gianaroli. Allora, per prima cosa voglio informarvi che io, a differenza vostra, non sono in campagna elettorale perché non mi ricandido proprio, cioè ho già dato, sono un po' stanchino, mi dedico ad altro, quindi non ho nessuna velleità di continuare, quindi lungi da me. Però le risposte a questo punto sono dovute sia ad Emilia che Fabio. Vi chiamo per nome perché vi conosco e vi voglio affettivamente bene. Allora, intanto ricordo che all'Emilia ricordo che con l'entrata del comune di Savignano, le uscite, le rassegne stampa che uscivano fuori dall'Unione informavano i cittadini che in Unione avevamo raggiunto con l'ingresso di Savignano 5 agenti in più, omettendo che però con questi 5 agenti in più, quindi si dava la percezione che sì, ci sono più agenti, omettendo però il fatto che c'era un comune in più e 12.000 abitanti in più, ovvero insomma zero, anzi forse anche qualcosa meno di zero se Savignano ha deciso di entrare nell'Unione. Per prima cosa questo. Sopra il discorso della sicurezza si può fare anche in altri modi, come dice l'Emilia, per me è anche illuminare un parco, è sicurezza. Io sono assolutamente d'accordo, mi vede proprio, cioè sfondo una porta aperta. Bisogna però che lo ricordiamo a questo punto anche all'assessore alla sicurezza, che è anche il sindaco del mio comune, che aveva messo come unico punto di programmazione durante le elezioni l'illuminazione a LED nel comune di Castelvetro. Hanno fatto di tutto, hanno costruito, sbloccato, però dell'illuminazione a LED forse c'è il progetto, forse, però in 5 anni non abbiamo mica visto. Mentre per quanto riguarda per rispondere al mio sindaco, chiedo scusa perché io ho sostituito un termine proprio con uno figurato in seguito a una trasposizione simbolica. Ho fatto una metafora di bersaniana memoria, dove l'assimilazione era comunicazione fra giunta e consiglio, esattamente come quella che c'era fra Benito Mussolini e Adolf Hitler. Assolutamente non mi sarei mai sognato, non sono così pazzo di dare alle mie forze di pubblica sicurezza di dirgli siete come Hitler, perché forse mi avrebbero linciato e forse mi aspetterebbero tutti quanti fuori, che appena vado fuori mi smontano la macchina e mi fanno delle multe ripetizione, non mi passa neanche dall'anticamera del cervello. Però forse questa metafora troppo sottile non è stata colta o non l'hai voluta cogliere, non so, non sono stato capace, quindi chiedo scusa se non sono riuscito a far giungere il senso.
sopra sul tenere i conti a posto. Certo, ci mancherebbe altro, però ricordo che appunto il bilancio è una scelta che fa l'Unione con questo Consiglio. Ricordo anche che a seguito di discussioni che abbiamo già avuto negli ultimi due anni, li abbiamo sistematicamente tutti gli anni, la discussione sui vigili, si era anche detto troviamo la soluzione, un sistema anche di fare un bilancio più condiviso col Consiglio. Io non so voi, però io continuo a vedere presentato un bilancio con lo stesso metodo, cioè non c'è assolutamente nessun tipo di confronto o minima proposta. Non dico che dobbiamo decidere noi, anche se poi se non c'è il voto del Consiglio andiamo tutti quanti a casa, c'è un problemino, però almeno un minimo di condivisione. Cioè in realtà abbiamo assistito anche questa volta a discussioni fatte in giunta. Poi è vero che i sindaci rappresentano le amministrazioni, ma non rappresentano tutti i membri di questo consiglio, perché in questo consiglio ci sono anche consiglieri di opposizione. Io sono un consigliere di opposizione, quindi nella giunta non vedo nessun soggetto che mi rappresenta anche politicamente. Quindi anche solo avere un... cosa ne pensi, dove preferiresti, poi dopo è chiaro che dopo si vota, quindi la maggioranza ha ragione, però questa cosa che è una problematica che è stata sollevata, condivisa, che tutto il Consiglio anche aveva appoggiato, perché mi ricordo che in queste discussioni, anche solo, vedo qua Maurizio, anche lui si era fatto carico, insomma, e c'era stato un po' il consenso, avevamo anche ottenuto una rassicurazione che saremmo stati coinvolti di più, però il coinvolti di più è assolutamente come prima, cioè non è cambiato assolutamente nulla. Grazie. Franceschini. Sì, semplicemente per ricordare all'amico Filippo che non è ancora finito il mio mandato, mancano ancora 2 mesi, 3 mesi, quindi può anche darsi che tu abbia delle sorprese amare e che prima che finisca il mandato qualcuno cominci a svitare delle lampadine a proposito della questione. Ti ricordo, così, perché secondo me te ne sei dimenticato, che per cambiare la pubblica illuminazione di tutto il comune di Castelvetro è stato necessario prima acquisire un lotto di terra a Sant'Eusebio, lunghissima storia, e per acquisire il lotto di terra a Sant'Eusebio è stato necessario far fronte al sopravvenire nel mio ufficio tecnico, nostro ufficio tecnico, di 5 volte hai fatto 5 esposti al prefetto chiedendo di intervenire, hai fatto un esposto ai vigili urbani, hai fatto un esposto alla polizia forestale, hai fatto un esposto al nucleo tributario, sono venuti tutta questa gente e non hanno trovato niente, ma sicuramente non hanno accelerato l'acquisizione del lotto che poi vendendolo all'asta ha reso possibile il finanziamento di questa cosa. Adesso abbiamo tutti i soldi fino all'ultimo euro e quindi, ripeto, è possibile che si possa avere anche una meravigliosa sorpresa. E quindi io sarei cauto nel dire che era l'unico punto all'ordine del giorno. Ci sono molti altri punti che c'erano all'ordine del giorno, ma di questi temi, anziché discuterne qua in Unione, sarebbe meglio che li discutessimo a Castelvetro, perché sennò fracassiamo le gonadi a tutti i presenti, ai quali non frega assolutamente niente. Tu tutte le volte tiri fuori Castelvetro, basta, basta, basta. Invece di Sciascia, basta. Sì, ma tu che 2 palle, cioè, non possiamo mai. Fino, finito. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, direi che ormai sono intervenuti quasi tutti. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, che è il punto numero 4. No. Punto numero 4, approvazione convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto sull'EPIDA SCPA. Lascio la parola al dirigente del settore finanziario Stefano Chini. Buonasera, si tratta di approvare lo schema di convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto in l'EPIDA Società Cooperativa per Azioni.
Vi ricordate che il Consiglio Comunale, anche il Consiglio dell'Unione, ha deliberato il 27 settembre per il progetto di fusione per incorporazione della società CUP 2000 in Lepida S.P.A. e con contestuale trasformazione della stessa da società per azioni a società consortile per azioni. Il percorso si è concluso in data 19 dicembre 2018, dove è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione ed è nata appunto Lepida Società Cooperativa per Azioni. È una società anch'essa completamente pubblica, quindi quindi è soggetta al in-house providing, che prevede il controllo analogo, cioè un controllo come quello effettuato sui servizi gestiti in economia. La Regione ha proposto quindi a tutti gli enti soci una convenzione per l'esercizio di questo controllo analogo. L'oggetto principale della convenzione appunto sono le modalità con le quali i soci pubblici esercitano sull'Epida il controllo analogo e i contenuti necessari dei contratti convenzioni.